Hi there, Simona Cocchi from Ventura Project. Underneath the central train station here in Milano, I just pop in this absolutely unique installation made by Asahi Glass. This installation is made by Japanese organization. It's absolutely something heartbreaking because it's new. I never heard that it's possible to produce such a great sounds with glasses. It's a kind of sound design projected by an engineer, a Japanese engineer, that is waiting for us with the interpreter, and they just finish the few details because tomorrow we are gonna open up. Hello, nice to meet you. Thank you for having us here. This is an amazing space that you made to present. Can you just start like this? To present your creation. And I just told that it's absolutely amazing and unique. Preferisci che parlo italiano? Ok. Allora, questo è assolutamente unico nel suo genere, perché non ho mai visto, questo è sound design. Sì. Ok, è la prima volta che io vedo qualcosa così strettamente legato al sound design. Così, se mi volete spiegare, far sentire il suono che emette, che produce uno dei vostri... Allora, prima di tutto ha immaginato un enorme vetro unico e quello vetro si rompe, è saltato l'aria, ha scattato quel momento questo spazio. Ah. Ognuno pezzo del vetro ha ognuno suono, quindi diversi fanno diversi suoni. Suoni. Lui ha disegnato in modo che si, camminando potete sentire diversi suoni, cioè da sopra suono dell'uccello, sì. Cioè, da sotto si sente dal fiume, sì. Suono, perché questo, correggimi se sbaglio, è una forma shintoista anche? La natura, l'environment. L'environment, sì. La finestra, cioè tramite la finestra noi vediamo il paesaggio, noi vediamo il cielo che vola o noi vediamo la montagna, il paesaggio. Questa volta lui voleva disegnare quelle cose tramite il suono, cioè non vedendo la ma ascoltando il vetro. Potete vedere la passaggio. Yeah, so I explain in English, so it's absolutely challenging this performance because it's
just to use the sound through glasses to realize a kind of imaginary scenario that is not real, because we are underneath a warehouse, a very deep green and dark warehouse, but thanks to the magic to Asahi glass, you can have completely different emotions and perceptions. So this is the amazing Japanese creativity, just because I've been studying Japanese as well, so that's a little bit of reminding on me. And so I suggest you to visit all the viewers to visit Milano Design Week with this area and this stands. Asahi, are you from exactly where, Japan? Tokyo? Tokyo, yes. Tokyo, okay. So thank you so much. Thank you. And have a nice Design Week Milano. Thank you so much. Thank you.